Presidente Raneri, in queste ore il bilancio in primo piano tra tanti fermenti e qualche novità anche un po' in attesa in comune è arrivato un commissario ad acta per l'approvazione del documento finanziario di previsione. Allora il Consiglio Comunale è inadempiente? Questa intervista che rilascio la ritengo utile e soprattutto chiarificatrice nei confronti della città di Taormina, e la faccio a tutela del massimo organo rappresentativo della città. È bene chiarire, in riferimento a quanto già da ieri sera riporta un giornale online e a quanto scritto da un pennivendolo che scrive per un quotidiano locale, più segnatamente la Sicilia, che riporta notizie e fa valutazioni di carattere politico che non competono certamente a lui. Giova precisare che nel rispetto di quelle che sono le singole opinioni, la stampa deve sottostare a quelli che sono i principi stabiliti dalla Costituzione italiana, e così non stanno le cose, perché è vero che ieri al comune di Taormina è venuto un commissario ad acta che è stato nominato da parte dell'assessorato degli enti locali. Il decreto fatto si compone di alcune parti. Nella parte narrativa l'assessore agli enti locali manda questo commissario per fare degli accertamenti sulle attività svolte dal comune di Taormina, quindi dalla giunta e dal consiglio comunale. C'è da fare una necessaria premessa in merito alla vicenda del bilancio del consiglio comunale. Innanzitutto che ci sono due decreti del Ministro dell'Interno, uno che risale al dicembre 2009 e l'altro che risale ad aprile 2010, che proroga quest'ultimo il differimento dell'adozione del bilancio al 30 giugno 2010. Inframmentato nella parte del decreto però viene citata una circolare della funzione pubblica dell'assessorato regionale, che è la numero 3 del 22 aprile 2010, che praticamente fa un compendio, almeno da quello che si evince dal decreto stesso, in cui dovevano essere conteggiati anche i termini che appartengono per l'esame del bilancio sia alle commissioni sia ai consiglieri comunali per presentare emendamenti e relativi all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale. Circolare che, come ho riferito in sede di commissione da cui mi sono assentato poco fa, non è ancora pervenuta all'ufficio di presidenza, dal momento che non solo è sconosciuta ma non è stata notificata. Detto questo, nel momento in cui sono stato avvertito della nomina della dottoressa Fabiola Cucurullo, ieri c'è stato uno scambio di opinioni che ha preso una piega quasi inconciliabile. È stato il segretario comunale che si è frapposto fra tesi che vedevano, diciamo, un percorso differente. Tant'è che io ho chiaramente detto al commissario inviato dalla Regione che non c'era alcuna inadempienza da parte del Consiglio Comunale. Perché ho detto questo? Perché, come può evincersi dalla trasmissione che è venuta alla Presidenza del Consiglio Comunale in data 30 luglio 2010, nella stessa giornata la Presidenza del Consiglio ha trasmesso gli atti alla prima commissione consiliare, così come previsto dal regolamento. Ma vi è di più, che
conoscendo i miei polli, io nel Consiglio Comunale del 5 agosto 2010 ho dato pubblica comunicazione, così come risulta agli atti del Consiglio Comunale, che avevo concordato con il Presidente della prima Commissione Consiliare una serie di sedute, e voglio far notare che queste sedute si svolgono a cavallo del Ferragosto, perché vanno dal 9 al 12 di agosto e dal 17 al 20 di agosto, per consentire al Consiglio Comunale di deliberare sul bilancio comunale, così come proposto dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. La delibera di adozione da parte della Giunta è del 17 giugno 2006 e il parere del revisore dei conti è stato reso in data 26 luglio 2010. Queste cose, dopo una mediazione, così come ho specificato, fatta dal segretario, sono state messe a chiare lettere e scritte nel provvedimento che ha fatto il commissario regionale. Per rendere più chiara la posizione, io posso dire che il commissario regionale si è comportato, diciamo, in modo comprensivo una volta messo a conoscenza di quelle che sono, diciamo, le prerogative del Consiglio Comunale, e ha scritto testualmente nel provvedimento fatto che lo schema di bilancio per il corrente esercizio finanziario adottato dalla Giunta con delibera 96 del 17 giugno 2010, che ha avuto il parere del responsabile del servizio finanziario e quello del Collegio dei Revisori, preso in data 26 luglio 2010. A questo punto il commissario si è limitato, come si evince dal provvedimento che io le darò, di fare una semplice avvertenza ai consiglieri comunali. Questo perché? Perché io nella stessa giornata di ieri, in data 2 settembre 2010, ho convocato il Consiglio Comunale.